L'altro giorno mi trovavo come di consueto nella mia classica posa del bradipo sonnacchioso, intento a scrollare i memini su Facebook come ogni buon millennial con influenze boomer che si rispetti. Ma proprio in quel momento, tra un meme di Gerry Scotti e l'altro, mi sono imbattuto in un articolo interessante scritto da quel gruppo di pagati dai poteri forti di Io Vaccino. Che articolo interessante! Dovrei proprio farci un video! Ogni volta che faccio un video a tema vaccino, ecco che puntualmente arriva il classico Creepypaka! Faccio un memino su TikTok? Creepypaka! Faccio un pensiero sconcio sul Green Pass? Creepypaka! Raga, c'ho più cugini che follower, chi volete che mi paghi? Non mi sponsorizza neanche il mio panettiere! Ebbene, oggi scopriremo che i famigerati poteri forti, Big Pharmas e Bill Gates, il tecnomassone, non sono gli unici a trarre vantaggio dalla pandemia, bensì hanno degli esimi colleghi anche dall'altra parte della barricata, diciamo, dei poteri enormi. E questi sono davvero cattivi. Che paura! Che i disinformatori seriali riescano a fare i bei quattrini non è certo una novità. In America, ad esempio, secondo un recente rapporto di un'organizzazione non governativa, i più famosi antivaccinisti riescono a guadagnare milioni di dollari all'anno. Hai capito, Fedez? Spostati. Gli influencer veri sono altri. Pare infatti che già solo considerando i 12 disinformatori seriali più importanti in termini di fatturato, saltino fuori ben 22 aziende collegate e un giro da oltre 36 milioni di dollari l'anno. Li chiamano la Disinformation Dozen, potrebbero essere i nuovi nemici degli Avengers. Il business dei Novax è piuttosto variegato, spaziando dall'editoria, alla vendita di integratori, alle consulenze mediche, alle consulenze legali. E vi svelo un piccolissimo segreto. Ogni volta che finite su quei bei siti che pubblicano foto di Mario Draghi in mutande e intere tavole periodiche di elementi ritrovate nei vaccini, beh, li fate guadagnare con tutte le entrate derivanti dal traffico online. Senza dimenticare poi grandi classiconi come le convention e i viaggi che vengono organizzati ormai che manco Međugorje e tutti i gadget correlati. Spilline, magliette, tazze, calamite, ce n'è per tutti i gusti. Prendiamo l'esempio di quel gran bravo ragazzo di Joe Mercola, un bravo guaglione che gestisce un sito di medicina alternativa impiegando decine di persone dalle Filippine e che dall'inizio della pandemia ha guadagnato, secondo il Center for Countering Digital Hate, oltre 7 milioni di dollari tra pubblicità, libri, abbonamenti ed integratori miracolosi. Ed è anche un filantropo, visto che ha sponsorizzato con oltre 2 milioncini e mezzo la NVIC, una delle principali organizzazioni antivacciniste in America. Ma non pensiate che si parli solo di America, perché proprio come le fake news che nascono lì e poi si spargono a macchia d'olio in giro per il mondo, già, vi svelo questo segreto, non proprio tutte le cose che sentite sono made in Italy, Comunque, una volta snasata la possibilità di fare i quattrini, ebbene, sono nate anche le nostre eccellenze italiane. Che culo, eh? Abbiamo il nostro social, Sfero, che vi ho raccontato in un video che trovate qui, da qualche parte. Abbiamo una piattaforma online che agisce come una vera e propria clinica, che non è italianissima in realtà, però viene molto utilizzata qui. Si chiama... e riunisce già decine e decine di professionisti contro il sistema, tra psicoterapeuti, mental coach, omeopati e persino purtroppo infermieri e qualche medico, che ufficialmente sono contro le terapie dogmatiche imposte. E non fa solo da piattaforma che mette in contatto domande e offerta, ma vende anche corsi e seminari. Abbiamo poi tutto il filone della medicina alternativa, con i nostri fantastici ed utilissimi integratorini alimentari, i nostri rimedi omeopatici che disintossicano dai metalli pesanti e gli immancabili Green Pass in vendita su Telegram, veri o falsi che siano. Insomma, abbiamo 12 poteri enormi, abbiamo business, abbiamo i sieri che prevengono e curano le malattie. Perché loro possono farlo e sono bravi e liberi? E invece il sistema nazionale è composto da tanti piccoli satanelli pagati da Bill Gates. Qual è la differenza? Non capisco.
Il business che sta dietro l'industria Novax parte dalla paura e dall'irrazionalità. Ed è una grande e puzzolentissima montagna di merda.